sa vienia e hi chloru ce chlonu ta su ir te odesta. Abbiamo convocato in modo congiunto con l'associazione Borgonus, la provincia che appunto è patrocina, insomma, con da 4 anni questa importante manifestazione che si tiene sul territorio dell'area grecanica, che ha un nome esteso lungo il sentiero dell'Alica, ma che ha un nome più veloce per il festival, che è Alica Festival. Giunto alla 4ª edizione, ripeto, attraverso non pochi sforzi. Gli sforzi sono stati nei primi 2 anni tutti a carico delle associazioni che si sono in qualche modo sostituite all'amministrazione, che per un lungo periodo non hanno visto una rappresentanza democratica. Nel corso dei 4 anni, diciamo, ha preso piede un'idea di partecipazione degli amministratori che nel tempo appunto si sono insediati e adesso sono quasi all'80-90% del complessivo numero dei 16 comuni, quindi 12 comuni aderiscono, copartecipano nelle forme, nei modi più funzionali alle amministrazioni che rappresentano, quindi in alcuni casi con la logistica, in altri con dei, diciamo, contributi in affiancamento e comunque attivamente, quel che è più importante, con una condivisione del progetto, poiché questo progetto parte dal basso, ha cominciato così perché, ripeto, l'assenza delle amministrazioni ha obbligato a questo percorso, parte dal basso con la condivisione appunto di uno schema che deve evitare ripetizioni, deve evitare iniziative inutili, deve far sì che la promozione sia in rete in un territorio che oggi ha 15-16 sindaci, domani nel tempo con la riorganizzazione delle amministrazioni locali potrebbe averne di meno, quindi è un territorio che si muove in modo unitario, ha un ospedale, speriamo che lo abbia veramente, ha una rete scolastica, insomma condivide una serie di servizi che non possono prescindere anche nel momento in cui si ragiona di eventi culturali. Questa programmazione, che non è a carico della provincia ma è a carico dell'associazione Borgo Onlus, e il cui direttore, diciamo, artistico Silvio Cacciatore, il responsabile, il dottore Micciulli, diciamo, ha delegato anche per la parte tecnico-amministrativa un direttore artistico per motivi, diciamo, organizzativi, che si occupa, diciamo, del resto. La posizione della provincia su questo evento è stata da subito, diciamo, positiva. Nel corso degli anni abbiamo voluto difendere il festival attraverso, diciamo, emendamenti al bilancio. La proposta è stata mia, ma devo dire la verità, è stata condivisa da una maggioranza che l'ha votata, una maggioranza, diciamo, per l'occasione. È giusto precisare che questi fondi non sono sottratti a iniziative che possono essere a vantaggio del sostegno sul sociale o su iniziative a vantaggio della difesa del suolo. Questi sono fondi già destinati per iniziative culturali e anziché essere polverizzati, cioè organizzati di volta in volta senza nessuna rete, senza nessun progetto, diciamo, finale, hanno questo vantaggio di essere messi in rete e produrre un effetto maggiore sia nella comunicazione sia nel discorso di attrazione verso il territorio grecanico e soprattutto nel coinvolgimento degli artisti locali che vanno valorizzati e che di fatto anche loro, pur, diciamo, facendo una prestazione, perché comunque non si può pensare che l'organizzazione del service, del lavoro svolto non vada, diciamo, premiato in qualche modo, comunque si sacrificano e danno il loro contributo attraverso, diciamo, una forma di solidarietà nei confronti del territorio, diciamo, non prendendo cachet da Vasco Rossi o, insomma, venendo incontro anche sulla logistica, sulle date, sull'organizzazione stessa. Quindi mi limito qui anche per motivi di tempo, non voglio occupare la scena. Il messaggio che devo dare era la vicinanza mia personale, come probabilmente uno fra i pochi, diciamo, rappresentanti istituzionali di quel territorio che scarsamente, e anche le ultime elezioni regionali testimoniano, territorio scarsamente rappresentato, come persona che appunto ha stimolato e ha voluto dall'inizio questo festival,
e come persona vicina anche per quello che non lo riguarda dal punto di vista amministrativo, perché sono un cittadino, quindi come cittadino diciamo collaboro con l'associazione sia dei sindaci che sia l'associazione Borgo Rosso che appunto promuove il festival. Particolare ringraziamento, ripeto, alle associazioni invece, non le cito tutte, probabilmente lo farà il direttore artistico, che nel corso dei 4 anni hanno collaborato anche in sostituzione delle amministrazioni che erano appunto poco rappresentate attraverso la gestione commissariale. E cito altre 2 figure che hanno avuto ruolo nella prima edizione, che poi per motivi diciamo tecnici non ci sono state: sono il maestro Carmelo Cuppari, che appunto ha collaborato dal punto di vista storico e dal punto di vista diciamo culturale come ispiratore pure della prima edizione, e Pasquale Faenza, che è diciamo storico dell'arte e anche restauratore, che appunto nella prima edizione hanno dato il là perché questo progetto potesse partire. Dopodiché diciamo il percorso è andato avanti e ci auguriamo che nel tempo diciamo, non perda il suo smalto, anzi ne acquisisca di nuovo e quindi possa arrivare a risultati sempre maggiori, tutti a vantaggio ovviamente del nostro territorio. Quindi io mi fermo qui, cederei la parola al sindaco Mafici, che ringrazio perché oggi diciamo in veste di sindaco del comune di Condofuri, ma soprattutto in veste di rappresentante dell'associazione dei comuni dell'area grecanica, per cui tutti i comuni diciamo sono rappresentati, c'è una sorta di delega appunto continua nelle istanze diciamo a vantaggio del territorio, e che appunto sono state citate velocemente prima, la sanità eccetera, che oggi non è giornata per ricordare, ma anche per eventi culturali, chiaramente un territorio che deve essere rappresentato da una figura, e quindi diciamo siamo comunque contenti che questo tavolo possa rappresentare la provincia che finanzia, i comuni che collaborano e l'associazione che deve realizzare il progetto. Grazie. Io per ringraziare da subito, intanto ci scusiamo con l'assessore Brava, siamo presenti per il ritardo, e ringrazio da subito il consigliere provinciale Zappettieri, il direttore artistico, cioè tutte le associazioni, come lui ha ben sottolineato, che hanno promosso e anche quest'anno regalano al nostro territorio, offrono, insomma, mettono a disposizione, a servizio di quel territorio dell'area grecanica, un'iniziativa, una permessa culturale come questa, che veramente valorizza le nostre identità, le nostre radici, attraverso una promozione artistica, attraverso i vari gruppi veramente che ho visto qui rappresentati, che si esibiranno via via insomma nelle diverse serate di questo festival. Veramente la nostra cultura, la nostra voglia di, anche se vogliamo, riscatto rispetto ai problemi che ha menzionato il consigliere provinciale, anche comunque le positività, le bellezze insomma artistiche e paesaggistiche, insomma si toccheranno anche con alcune tappe di sentieri, se vogliamo, anche nel nostro territorio. Andando subito, ecco, venendo, ringrazio l'assessore Trappi del comune di Condofuri, che ha curato quelle tappe che ci riguarderanno come comune, e ci sarà di nuovo, ecco, questa escursione mountain bike 28 a Condofuri, che veramente toccherà e che ha, come diceva proprio Tanzi, di nuovo lui, che coinvolge ormai persone che vengono anche da fuori regione, sono appassionati di bicicletta, che faranno questa. Quindi ecco l'unione del territorio, la nostra terra, la nostra radice, la cultura che passa, ecco, dagli artisti che si esibiranno, ovvero una rappresentanza che qualche rappresentante qui in sala che porta la musica, attraverso la musica, le nostre storie, le nostre tradizioni, più in giro per la Calabria e non solo. Quindi tutto ciò non poteva ripetere anche noi, per quello che possiamo, con i nostri piccoli scarti, i nostri mezzi come comuni, e quindi qui, come diceva il consigliere, rappresentare tutti i comuni dell'associazione, dei comuni dell'area britannica, i comuni che cercano, ecco, in quel poco di mettere a servizio di questo, di un percorso del genere culturale, e quindi con piccole cose davvero, insomma, rispetto a quelle che sono, lo ripeto, le scarse attualmente risorse economiche, materiali, insomma, umane, che le comunità possono mettere. Quindi noi, ripeto, come associazione dei comuni, quindi, ben volentieri abbiamo accolto, anzi ci onoriamo, ci peggiamo quindi di poter ospitare via via le diverse tappe che si susseguiranno qui sul territorio. Noi saremo quindi presenti, e per quanto riguarda il comune di Condofuri, dicevo del
28 e poi anche il 31 con il capodanno, diciamo, con il gruppo dei Cardia, che è ormai tradizione. Comunque anche su questo abbiamo cercato di interloquire, quindi anche là, e su questo veramente ringrazio il direttore artistico, la possibilità e chi ha organizzato l'associazione, i gruppi, di comunque intrecciare già magari per forze in atto dei comuni stessi che hanno visto, che hanno preso i comuni, ecco, in questi anni, diciamo, in qualche modo con qualche iniziativa già attiva e anni, in qualche modo poi la possibilità appunto di intercalare, di intrecciare per forze del genere più ampi che mettono insieme quel fare rete che come associazione stiamo cercando anche di costruire questa rete dei comuni, e che in questo caso ci unisce, veniamo uniti, ecco, dalla possibilità di un percorso culturale di alto livello anche artistico, per cui sono un quanto tempo, perché davvero la parola deve passare a chi ha costruito artisticamente un percorso del genere. Grazie ancora e veramente pieno apprezzamento e sostegno a voi dell'iniziativa. Io intendo iniziare facendo dei ringraziamenti che non sono, cioè sono veramente dovuti e molto sentiti. Ringrazio la provincia di Reggio Calabria, in veste di Pierpaolo Zavettieri, ringrazio i comuni con cui abbiamo fatto realmente rete, con cui abbiamo collaborato in maniera sinergica, e qui abbiamo un rappresentante con il sindaco Salvatore Mafrici. Ringrazio anche e soprattutto le associazioni con cui abbiamo lavorato in maniera veramente coesa, la Laurenziano che è seduta qui davanti e tutte le altre, che sono veramente tante e tutte hanno fatto sì che questo festival potesse veramente prendere piede, anche perché tempi contingentati, come sentivamo, ci hanno consentito di fare comunque un buon lavoro, almeno questo è il mio giudizio. Io un altro ringraziamento che faccio è quello al Borgo Onlus, al presidente, il dottor Micciulli, per aver creduto nella mia persona nuovamente e affidandomi di nuovo quindi la direzione artistica. Non vado oltre con i ringraziamenti, anche se vorrei, veramente c'è una lista lunghissima, finiamo al Natale, però cominciamo con il Natale. E oggi parte il festival, da venerdì 12, quindi fino a domenica ci saranno i mercatini di Natale a Condofuri Marina, organizzati dal Comitato Civico Pro Condofuri, dal Comune di Condofuri e ovviamente con l'intervento anche di Alita Festival. Poi ci spostiamo nel cuore delle manifestazioni che alla fine prenderanno parte sabato 20 per poi concludersi, come dicevamo, giorno 31 con il grande capodanno sempre a Condofuri Marina. Sabato 20 ci spostiamo a Bruzzano, primo anno in cui noi siamo presenti come festival, e ci sarà il concerto del Nuovo Suono Battente, che si sono esibiti anche l'anno scorso, sono stati una bella scoperta del nostro festival, abbiamo deciso di presentare nuovamente ad un pubblico per questa volta diverso. Il giorno successivo, domenica 21 dicembre, ci saranno tre eventi, ma tre eventi molto diversi tra loro, perché cominciamo con l'arte, con la cultura, con una visita guidata al parco archeologico Archeodei di Bova Marina, dove si trova la seconda sinagoga ebraica più grande d'Occidente, l'eccellenza assoluta del nostro territorio. L'Arica Festival infatti non è solo spettacolo, ma anche arte, cultura e scoperta del territorio. Perché come dicevamo prima, è solo guardando al nostro passato che riusciamo a rilanciarci nel futuro. Almeno questa è la mia concezione, ed è la concezione che poi si è ritrovata anche nel nuovo logo che potete vedere qua dietro, disegnato da una ragazza dell'area meccanica che però studia al nord e che vorrebbe tornare nel suo territorio e qui poi investire per il suo futuro. Penso che queste sono delle storie da raccontare perché sono molto importanti. Andiamo avanti col programma. Domenica 21 a Staiti ci sarà uno spettacolo di cantastorie che si chiama Punto e Canto, ed gli artisti sono Giovanni Favasuli e Peppe Platani. Vado velocemente, sempre domenica 21, poi la sera alle 21.30 a San Lorenzo Marina, e qui ringrazio nuovamente la Laurenziano per l'enorme sforzo a cui si è sottoposta, ci sarà il concerto dei Cubelca, poi in assenza, esatto, ricordiamo, in assenza di un'amministrazione comunale, perché è un comune ancora con una commissione. Martedì 23 dicembre, sì, no, mi stavo dimenticando, ci sarà una degustazione gastronomica da non perdere assolutamente. Martedì 23 dicembre alle 21.30 a Capo Spartivento, siamo nel comune di Brancaleone, il concerto dei Lucrezia, che è una band che suona quasi prevalentemente in acustica, della Lotte o comunque dell'altro
Ionio, Regino, che verrà nell'area greccanica di Sibiezza. Anche qui la volontà di andare nelle periferie e riscoprire questi luoghi che non molto spesso vengono appunto presi in considerazione, soprattutto in tema di spettacolo. Poi il giorno di Natale, sera del 25, quindi non tra il 24 e il 25, ma il 25 proprio alle 21.30, avremo il concerto dei Parafonè, reduci da una tournée che si sta tenendo proprio in queste ore, in questi giorni, in Canada. Verranno e faranno un concerto di Natale. Parafonè che si impegnano nel recupero delle tradizioni tramite il reimpiego di quegli strumenti tramandati di padre in figlio, in sostanza. Giorno 26 mattina saremo a Pentidattilo, dove ci sarà qualcosa di molto particolare, perché avremo la presenza di un cantastorie che si chiama Biagio Arcardi, che ha girato tutto il sud Italia con le sue storie, con i suoi stornelli, che farà vivere il borgo di Pentidattilo assieme ad una visita guidata, quindi in contemporanea, farà rivivere la musica, i colori, i sapori di questo borgo abbandonato, che in realtà più che una città sembra una scenografia di un film hollywoodiano, per quanto è bello. E nel pomeriggio poi a San Lorenzo Centro, non Superiore Centro, ci sarà il concerto dei Quattro Quarti. Sono un quartetto, tutti maestri di conservatorio, dei ragazzi ovviamente, che faranno un concerto di Natale. Ci sarà il violino, il contrabbasso, pianoforte e voce di lira. Poi sabato 27 dicembre ci sarà la prima vera e propria escursione, il giorno dopo ci sarà il mountain bike, e ci sarà il trekking con l'itinerario verso la Madonna dell'Arica, questa abbazia del XII secolo abbandonata, che dà il nome ad un'area che insita nel comune di Palizzi, dà il nome anche a questo festival. È comunque una escursione di notevole valore artistico, naturalistico e culturale. E lo stesso giorno, la sera, alle 21.30, nel corso a Pova Marina, nel corso della Grande Notte Bovese, che è una sorta di notte bianca invernale, l'Arica Festival sarà presente con il concerto dei Caradros, un gruppo di Galatro, un gruppo etnico calabrese, molto conosciuto in tutta la regione e molto apprezzato, perché è un piacere, come per tutte le altre band, gli altri cantanti, di averli nel nostro festival. Il giorno successivo, quindi, parlavamo di mountain bike alle 8 del mattino, quindi levataccia per chi vorrà partecipare, però è dovuta, perché ci sarà l'escursione in mountain bike che l'anno scorso, e ringrazio anche l'assessore del Comune di Torre Funesa, Matteo Trapani, ha avuto un enorme successo. Abbiamo deciso con grande gioia veramente di riproporla, perché appunto di anno in anno richiama sempre più partecipanti, e quindi è un modo di far conoscere il territorio a chi pratica questo genere di sport. Sempre domenica 28 alle 21.30 a Rovudi il concerto degli Alma Greca, che è un'altra band molto giovane, sempre nell'area grecanica. Poi il giorno dopo ci spostiamo a Pova, nella Cora, la capitale della poesia dell'area grecanica, capitale morale, dove ci sarà il concerto di Marinella Rodà, che si eseguirà nello spettacolo dal titolo Amori, gelosia, stanchezza e sdegno, un nuovo progetto musicale. Io ringrazio l'artista Marinella che è qui presente, tutto da vedere e da vivere, perché appunto si inserisce in un contesto molto importante, che è quello meraviglioso del comune di Pova. Giorno 30, e abbiamo concluso perché siamo alla fine anche dell'anno, alle 18.30 a Benito Portosalvo il concerto dei Musicofilia, e poi la sera alle 21.30 a Bagalani, quindi rimanendo più o meno nello stesso territorio, un concerto di musica mista tra il reggae, ska e hip hop, delle sonorità molto particolari, sarà il concerto appunto dei Calabria Maica. Si conclude il festival il giorno 31 con il grande capodanno a Condofuri Marina, il concerto fino a Iorio dei Cardini. E quindi tutti questi eventi da vivere veramente per passare un Natale sereno, delle feste diciamo così anche diverse dal solito. Io spero e auspico che voi partecipiate tutti quanti. Un'ultima cosa, seguiteci tramite i social Facebook e Twitter. E ho concluso, grazie mille. Riparte la quarta edizione di Alica Festival.
Sì, buongiorno. L'Alica Festival è la quarta edizione con una forte volontà del sottoscritto che l'ha riproposto per la quarta volta con un emendamento al bilancio, ovviamente non sottraendo fondi alla difesa del suolo, piuttosto che alla viabilità, piuttosto che agli interventi sul sociale. Abbiamo, diciamo, individuato una posta di bilancio all'interno dei fondi già destinati per interventi culturali e anziché, diciamo, lasciarli ai piani di riparto consueti per le festività natalizie in cui il sindaco di turno chiede il contributo alla provincia per lo spettacolino, è da 4 anni che per il periodo natalizio o comunque il periodo a ridosso tra novembre e dicembre organizziamo una rete, un progetto vero e proprio in cui vengono inclusi non solo eventi culturali legati alla musica, ma al teatro, alle escursioni, alle visite guidate, all'organizzazione in territorio, diciamo, ormai poco, diciamo, poco conosciuto dovuto al fatto della mancanza appunto della viabilità dei paesi spopolati. Abbiamo organizzato iniziative all'interno delle scuole con lezioni tenute direttamente da maestri di conservatorio per quanto riguarda la musica, con lezioni tenute da direttore di Accademia delle Belle Arti, piuttosto che, diciamo, restauratori che a livello locale la provincia riesce a offrire. Quindi nel corso dei 4 anni queste sono state le iniziative che noi abbiamo portato avanti attraverso la volontà di investire su questo festival che bene si difende da solo, poiché appunto la provincia si occupa fino a un certo punto, fino alla consegna chiave in mano di un aiuto economico all'associazione Il Borgo Onlus. Questa associazione per il secondo anno ha individuato un direttore artistico che è l'amico Silvio Cacciatore, che ha organizzato il calendario che parte dal giorno 12 e finisce il 31 dicembre con la chiusura dell'anno. E probabilmente più in grado lui di me di spiegare l'organizzazione del festival, io la conosco pure avendomene parlato diciamo in fase preliminare, e pertanto, diciamo, per quello che sono le mie competenze artistiche lo giudico già a livello preliminare positivamente. Vedremo i risultati di gradimento del pubblico. Certamente è un modo, ripeto, per mettere in rete delle iniziative e per evitare che ci siano sovrapposizioni anche dispendiose dal punto di vista economico e dal punto di vista delle risorse umane sul territorio. L'altra cosa che voglio dire è che le amministrazioni comunali si sono reinsediate per l'80-85% sul territorio dell'area grecanica, quindi riprendendosi, riappropriandosi di un principio democratico che mancava ormai da anni. Però è giusto segnalare che i primi 2 anni, soprattutto il primo e il secondo, diciamo, questo percorso si è fatto totalmente in assenza di condivisione con le amministrazioni, quindi in questo hanno svolto un ruolo vicariante le associazioni che sul territorio in ogni comune insistono, lavorano e si organizzano e, diciamo, fanno venire fuori quella linfa vitale di un mondo che appunto senza un'amministrazione comunale e senza di loro non avrebbe nessuna voce. Evito di citarle tutte, ma in ogni comune, diciamo, c'è una o più associazioni che ci ha dato una mano e una forte collaborazione, quindi il ringraziamento va prevalentemente a loro che in una sorta di collaborazione gratuita hanno creato una forza lavoro che ha aumentato anche il potere stesso del finanziamento che noi abbiamo riconosciuto, cioè riusciamo con delle risorse X a fare, diciamo, iniziative culturali in rete con un, diciamo, incisività molto maggiore di quelle che si potrebbe fare operando in solitaria, diciamo. Ecco, quindi grazie ancora a loro. Quarta edizione di Alica Festival riparte anche quest'anno, 19 giorni che coinvolgono i paesi dell'area grecanica. Sì, dicevo e ho ringraziato, ecco, da subito il consigliere provinciale Zavettieri, la provincia quindi che sostiene economicamente questo percorso, e noi in particolare, ecco, io da presidente dell'associazione dei comuni dell'area grecanica, ecco, che cerchiamo di affiancarlo, di accompagnarlo per dare ulteriore lustro e risalto ad iniziative, un'iniziativa veramente di pregio culturale altissimo che ormai si ripete di anno in anno, sempre più addirittura viene rafforzata, ecco, in termini
di maggior coinvolgimento di artisti che portano in giro, ecco, per la Calabria e non solo, le nostre tradizioni, appunto, di musica, canti, balli popolari, tradizionali, la nostra identità di quell'area grecanica, ecco, fortemente interessata dai gravi problemi, ecco, che sappiamo, ma anche capace di esprimere, ecco, personalità e gruppi artistici di non poco conto, insomma, che ci danno davvero, comunque ci restituiscono il nostro orgoglio poi di essere parte, ecco, di quell'area, e come istituzioni, quindi con quel poco che riusciamo nella scarsità delle risorse che attualmente, ecco, abbiamo per iniziative del genere, più essendo sempre come dire, impegnati e assorbiti anche dal punto di vista economico con le diverse emergenze, con a volte i servizi essenziali che dobbiamo garantire, quindi poche risorse, in tutto questo, ecco, quel poco che abbiamo assolutamente non possiamo che metterlo anche a disposizione di percorsi culturali, ecco, che riportano la cultura al centro e al protagonista, ecco, di un territorio che ne ha tanto bisogno. Quarta edizione Alica Festival, anche quest'anno viene riproposto soprattutto il percorso di mountain bike. Buongiorno, vi ringrazio a tutti per questa bella mattinata di presentazione di questo festival, ormai giunta alla quarta edizione. Noi come Comune di Condofuri già l'anno scorso abbiamo avuto un ottimo riscontro, quest'anno riproponiamo nuovamente lo stesso programma, quindi il Capodanno in piazza, i mercatini di Natale che inizieranno proprio oggi stesso e poi abbiamo il grande evento giorno 28 domenica che ci vedrà impegnati in una bella escursione alla riscoperta dei nostri valori, del nostro territorio proprio lungo i sentieri dell'Alica. Un'escursione in mountain bike che come l'anno scorso ha visto coinvolte tante associazioni del nostro, non solo del nostro territorio ma anche fuori Calabria, abbiamo visto associazioni della Sicilia, del Lazio, della provincia di Catanzaro, di Vibo, Cosenza è lungo elencare il numero delle associazioni e quindi si sono divertiti, hanno avuto modo di fotografare i nostri bei panorami mozzafiato, con tanto poi anche di degustazione di prodotti tipici che è avvenuta proprio all'interno del castello della Mendolea. Quest'anno abbiamo avuto una leggera variazione del percorso, ma saremo comunque in ogni caso in località Pietra quest'anno, dove potremo ammirare un bel balcone che affaccia proprio sul Mar Ionio con tanta bella musica e la degustazione dei nostri buoni prodotti. Grazie. Quarta edizione di Alica Festival, 19 giorni che coinvolgono i paesi dell'area grecanica. Anche quest'anno riproposto Silvio Cacciatore. Io sono a casa parlando a questo microfono, quindi mi emoziono più del dovuto, ma scherzi a parte, l'Alica Festival giunge alla quarta edizione, molti chiedono ma è la seconda? No, è la quarta, segno che comunque in questi anni facendo rete con i comuni, con le associazioni che hanno svolto compiti importantissimi l'anno scorso, soprattutto sostituendosi alle amministrazioni e in caso di per esempio San Lorenzo anche quest'anno, abbiamo fatto un lavoro di rete talmente fitto e talmente importante che ci ha consentito in pochi giorni di poter riuscire a presentare questo cartellone, che è un cartellone ricco, variegato, ci sono tantissimi eventi, non solo concerti, c'è molta arte, molta cultura, molto sport, escursioni, territori, insomma è un festival veramente completo che ci consentirà di, per chi vuole ovviamente, passare un Natale diverso, ma soprattutto offrire qualche cosa a chi viene nel periodo di Natale, chi sceglie questo periodo dell'anno per trascorrere le proprie ferie, e non sono pochi. Già l'anno scorso molte persone, sapendo di questo festival, hanno deciso di spostare, slittare in funzione dei concerti presenti le proprie vacanze, le proprie ferie e quindi il proprio eventualmente arrivo nell'area grecanica. Area grecanica che va valorizzata, una valorizzazione che va data non solo nelle parole ma nei fatti. Questo secondo me è un modo corretto, perché è un festival che va ad intervenire appunto in dei comuni come, non lo so, per esempio come Staiti, come Bruzzano, che sono alla periferia dell'area grecanica, ma che noi vogliamo che siano dentro, nel cuore, esattamente, che siano coinvolti il più possibile, anche perché in vista e in funzione della città metropolitana si deve fare anche questo tipo di ragionamento.
che dire per concludere? Io a livello musicale sono molto soddisfatto dei gruppi che sono presenti, abbiamo delle grandi professionalità, abbiamo anche delle novità, noi presentiamo quasi in esclusiva due band, due artisti, diciamo così, non dico in esclusiva completamente perché si sono già esibiti, però sono una novità che noi come Alica Festival vogliamo lanciare. Alica Festival, che ormai è un marchio ben definito, la gente lo conosce, la gente lo richiede, e poi quest'anno ci siamo regalati questo logo che ha disegnato tra l'altro una ragazza che si chiama Alma Malara, che è di Bova Marina, quindi dell'area grecanica, che però studia design a Milano, e quindi le nostre conoscenze che vanno fuori sperando di tornare qui dove tutto comincia e dove speriamo possa continuare e mai finire, in un circolo continuo tra passato e presente per rilanciarci nel futuro. Grazie mille a voi radio e televisioni che ci consentite di dire al pubblico non solo ciò che pensiamo, ma di proporre appunto questa offerta artistica e culturale. Grazie.